la commemorazione del sindaco di Catano Campo, Laura Prati, che proprio sui banchi di quest'Aula, martedì 2 luglio, abbiamo appreso in diretta essere stata colpita mentre era al suo posto, nel suo comune. Abbiamo poi saputo da un vicino urbano in cui c'erano state questioni e diverse. Purtroppo Laura non ce l'ha fatta a superare questa prova durissima. Nata a Busto Arsizio nel 1963, moglie, madre, Laura Prati era una donna del territorio che lo amava e lo serviva con passione e dedizione. Era una donna anche innamorata della politica, fin da giovane militante del PC, poi del PD, sempre stata una donna di sinistra che ha fatto proprie le battaglie in difesa delle donne. Quello che è avvenuto ci sconvolge tutti, ci colpisce profondamente, ci lascia senza parole. Ma forse una riflessione la possiamo fare. Laura, tu sei il simbolo di tanti amministratori locali che forse non fanno clamore, non fanno notizia, ma che lavorano tanto e lavorano bene per la propria gente, che sono capaci di scrutare in profondità, sotto la superficie delle cose, per intercettare il bisogno, che con questo sguardo particolare mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie energie, la propria vita per il loro territorio e la loro comunità. Lo fanno fino al sacrificio della vita. Per la gran parte è un sacrificio che si distende nel tempo, togliendo spazio agli affetti, agli interessi personali, ma non arriva mai a questo. A te invece, Laura, è stato chiesto tragicamente e realmente il sacrificio della vita, proprio nel tuo comune, proprio lì la tua vita è stata tragicamente spezzata. Per questo oggi tu sei un simbolo, sei il simbolo di quella tanta buona politica che c'è ancora qui nel nostro territorio, tra la nostra gente, e che spesso troviamo nelle piccole realtà, nei comuni, più che altrove. Proprio per queste ragioni oggi vogliamo ricordare questo Consiglio regionale in maniera profondamente autentica, anche perché tu sei, ho avuto il privilegio di conoscerti, una donna che non amava né le formalità né i convenevoli, anzi era una donna concreta, appassionata alla vita, attaccata moltissimo alla tua famiglia. Ed è proprio a loro, innanzitutto, con sincera, sentita e affettuosa vicinanza che ci rivolgiamo, a tuo marito Pino, ai due figli, Massimo di 21 anni e Alessia di 12, che hai lasciato, che fino all'ultimo ti sono stati accanto, ed è a loro che indirizziamo l'abbraccio di tutto questo Consiglio regionale, a loro e a tutta la comunità di Cardano al Campo, che insieme a tutta la comunità lombarda è stata profondamente scossa da questa vicenda. Addio carissima. E ora, prima di osservare un minuto di silenzio, vorrei dare la parola al capogruppo Alessandro Alfieri, che mi ha chiesto anche egli di poter ricordare in quest'Aula Laura Prati. Grazie Presidente. Vorrei portare il ricordo delle donne e degli uomini del Partito Democratico che hanno conosciuto Laura in questi anni di impegno appassionato, per ricordare fortuna nella politica. E permettetemi una considerazione breve dal punto di vista politico. Questa è una tragedia assurda che interroga la politica ma anche diverse istituzioni interessate. Purtroppo quello che è successo è il tragico epilogo di una situazione surreale che si trascinava dal 2003, e quindi penso, ma ci sarà tempo, che su questo la politica, le istituzioni coinvolte debbano interrogarsi perché si è arrivato a questo. Però a me oggi interessa ricordarla dal punto di vista personale, è un ricordo che porto anche in nome e rappresentanza di tanti della provincia di Varese, appunto, che l'hanno conosciuta. Mi sembrerebbe di farle torto ricordarla in maniera sgradita, meglio il linguaggio della verità, che Laura era una donna posta, capace, appassionata. Io ricordo, mi sono confrontato con lei in maniera molto accesa, io ero contrario alla sua candidatura a sindaco, ci siamo confrontati anche appunto in maniera accesa, dicevo guarda che la tua candidatura
che rischia di essere divisiva, noi dobbiamo allargare. E diciamo, guarda, sono convinta di vincere, voglio andare avanti. E abbiamo fatto delle primarie molto accese, ha vinto di un solo voto. Pensate alla, come il destino e la vita poi ci riserve sorprese diverse. Io ultimamente la sentivo spesso per la vicenda di Seengi, che era molto preoccupata per l'impatto che ci poteva essere sul territorio, quindi si occupava molto dei cittadini di Cardano, dell'area tutta una Malpensa, per le possibili ricadute occupazionali, e quindi spesso parlavamo di quello, ma più spesso mi interpellava sulle questioni che ci stavano a cuore del welfare, della conciliazione lavoro-famiglia. Questi temi li sentiva sulla sua pelle, era madre, moglie, amministratore locale, lavorava, e mi ha sempre colpito, anche in questi giorni ma anche in passato, vedere come la famiglia la sostenesse nel suo impegno politico. Suo marito Pino l'accompagnava spesso nelle riunioni, mi ricordo la campagna elettorale del 2010, dove eravamo tutti in corsa, anche con Stefano Tosi, che è stato su questi banchi, e il marito la seguiva. Era un impegno condiviso, un progetto condiviso di vita, il fatto di spendersi per la propria comunità locale. E mi ha sorpreso anche il garbo e la compostezza con cui il marito Pino ha gestito questa fase terribile, con l'altalena emotiva dei bollettini medici, che di volta in volta davano speranza o abbattevano la famiglia. E mi mettono i panni di Pino, che solo nel weekend ha dovuto informare la figlia di Alessia. Quindi volevo esprimere tutta la vicinanza nostra del Partito Democratico alla famiglia, ai cittadini di Cardano, e un grosso abbraccio a Laura. Grazie. Grazie, teniamo un minuto di silenzio. Thank you.